Eccoci pronti per una nuova puntata del Fatto di Marcotti sulle fonti TV. Saluto subito Giancarlo Marcotti oggi. Ciao Giancarlo, ben trovato. Ciao Manuela, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Insomma, il punto di partenza che poi unirà tutti i vari tassellini è quello per cui il governo è alla caccia di fondi per andare a, insomma, a risolvere i problemi maggiori. Bollette insostenibili, ha detto Meloni, è già da un po' che sono insostenibili. Vediamo di cosa parleremo oggi con un breve sommario attraverso i nostri titoli. Allora, partiremo appunto da governo, è partita la corsa al deficit perché ovviamente la coperta è corta e subito dopo quello che abbiamo detto, governo a caccia di soldi, le bollette sono ormai insostenibili, lo ha detto proprio Giorgia Meloni, ma credo che ce ne stiamo accorgendo tutti. Pensioni, bonus, incentivi, reddito di cittadinanza, solo alcune delle questioni economiche più importanti, facciamo un po' il punto. Poi c'è il tema del gas, che sta mettendo un po' in subbuglio anche gli operatori finanziari con questo prezzo che è imprevedibile. Ecco cosa succede, cosa ci attende, cioè cosa potrebbe attendere tutti noi, sempre parlando di bollette. Poi lo aggiungo io a voce, ma tanto farà un po' da trade union, e anzi partiamo da qui Giancarlo con te, con l'inflazione europea che è arrivata al 10,7%. Abbiamo superato il 10, la doppia cifra, quindi il 10%, ma il risultato è ben oltre le attese che da 9,9 si erano spostate a 10,2. Partiamo da qui perché poi appunto credo che sia un po' il trade union di tutto. Purtroppo non sono sorpreso. La questione inflazione, temo che durerà ancora, temo che durerà ancora a doppia cifra. Più o meno Christine Lagarde all'ultimo, diciamo, suo, come posso dire, lo speaker, insomma, quello che dice la conferenza stampa dopo l'annuncio sui tassi, ha detto che non si sarebbe fermata. Quindi io ho sostenuto anche che l'ha detto per far piacere alla Germania, però insomma, che lo dica per far piacere alla Germania o meno, io penso che sostanzialmente loro sanno che questa inflazione, ormai lo sappiamo tutti, non è di breve periodo e una doppia cifra di inflazione è preoccupante. E quindi, purtroppo io non sono, ecco, ripeto, non sono sorpreso da questo dato estremamente negativo, ma purtroppo assolutamente prevedibile. Quindi da qua dobbiamo partire, cioè avremo inflazione ancora per diverso tempo finché non alzeremo i tassi ad un livello che per noi, cioè per i paesi che hanno un debito elevato, non dico diventerebbero insostenibili, ma quasi. Certo, Quindi ecco, ovviamente il difficile equilibrio lo sappiamo molto bene, ma almeno spieghiamo anche e ancora questo prima di fare il passo ulteriore è quello di però prestare attenzione a non affossare troppo l'economia, perché appunto il rialzo dei tassi serve proprio a buttare giù l'inflazione e invece stiamo vedendo che l'inflazione non solo non scende ma sale, non si mantiene neanche stabile se proprio volessimo trovare un dato ancora un po' più positivo. E però l'economia soffre. Sì, l'economia soffre e io su questo ho anche detto che in effetti tra i due mali adesso bisognava dare anche un occhio alla possibile recessione economica o probabile recessione economica al quale andiamo incontro. La Lagarde ha ragione nel dire che per i cittadini la recessione è un male, ma sempre secondo la Lagarde l'inflazione è peggio. E quindi tra i due ha fatto capire cercherò più di limitare l'inflazione, anche se è molto probabile che le economie europee finiscano in recessione. Quindi questo effettivamente sono due mali entrambi e scegliere qual è quello minore non è semplice. Ok. Però io sono, diciamo,
diciamo, va bene, aumentiamo ancora i tassi, adesso siamo al 2%, ma dico, andiamo al 2,5 e poi fermiamoci lì perché altrimenti veramente. Appunto, appunto, appunto. Allora Giancarlo, partendo ovviamente da questo dato sull'inflazione che riguarda tutta l'Eurozona e quindi di conseguenza riguarda anche l'Italia, ma comunque anche in Italia l'inflazione è elevata, cioè ha raggiunto dei livelli che insomma non si vedevano da tantissimo tempo, questo lo sappiamo già. Arriviamo a quello che deve fare il governo immediatamente. Allora, intanto ti chiedo quello che leggo in sovrimpressione a voce alta. È partita la corsa al deficit, a tuo parere sarà necessario? Purtroppo noi italiani sappiamo che abbiamo questo appuntamento di fine anno sul quale cerchiamo di strappare all'Europa il maggior deficit Esatto. possibile. Questa è fuori di dubbio, insomma, non poteva il governo Meloni, da questo punto di vista, essere diverso da tutti i governi che l'hanno preceduto. E adesso c'è anche la questione delle bollette, quindi anche questo aspetto qua ovviamente va a peggiorare la situazione. Vediamo perché poi i calcoli che sono fatti per questo 2023 sembra che siano peggiori rispetto alle previsioni e che quindi sia necessario uno scostamento di bilancio molto più sensibile rispetto a quello che si era ipotizzato fino ad ora. È partita se per dare una risposta purtroppo così secca, è partita la caccia a un nuovo deficit? Sì, è partita. Abbiamo Esatto. ancora necessità di un nuovo deficit. Peraltro, intanto leggiamo anche governo a caccia di soldi con quello che ha detto anche Giorgia Meloni, le bollette sono diventate ormai insostenibili, peraltro non è ancora noto quando la manovra riuscirà ad arrivare effettivamente in Parlamento e quindi già si preannuncia Giancarlo un dicembre caldo. Speriamo che lo sia, non tanto da un punto di vista climatico, perché questo clima sta insomma un po' lasciando tutti in subbuglio, quantomeno però accenderemo i riscaldamenti con meno frequenza visto quanto ci costa il riscaldamento. Però al di là di queste precisazioni, insomma, le bollette sono diventate ormai insostenibili e quindi il governo deve andare a trovare le risorse. Scostamento di bilancio, tu l'hai già detto, sarà quasi necessario. Assolutamente sì, anche se mi fai andare controcorrente, non in base a dati che ovviamente non posseggo, nel senso posseggo solo i dati ufficiali, ma così alla sensazione. Allora io ieri per la mia 150 millesima volta ho fatto l'autostrada A4, quella diciamo da Verona a Milano, poi a Torino, insomma, da Venezia. Insomma. Allora, ieri ho fatto da Milano a Vicenza, ovviamente, e da Milano a Peschiera praticamente un'unica coda. Allora, mi sono detto, beh, insomma, gli italiani forse non stanno così male. Non so, poi naturalmente può non essere una battuta perché era la verità, perché tra l'altro io avevo fatto la stessa, al contrario, la stessa. Beh, allora, Ponte 1 novembre, italiani in viaggio sono, aspetta che sto guardando il dato, quasi, ci sono un po' di cifre in realtà, quasi 12 milioni di italiani in viaggio, poi ovviamente numero più, numero meno, Ponte di ogni Santi dà una spinta al turismo, le mete preferite, le città d'arte, quindi comunque, insomma, beh, però sai, magari si va al risparmio su altre cose, bisognerebbe poi si farà il punto dopo, però magari si approfitta del giorno di vacanza per spostarsi, andare a visitare la città e magari però si porta il pranzo con sé, insomma, vedremo, vedremo, si farà sicuramente un bilancio soprattutto sul fronte turistico. Ecco, Hai perdonami. perfettamente Ecco.
No, no, hai perfettamente ragione. No, ma lo avevo anche premesso. Non è che quello sia un dato ufficiale, insomma, è così una sensazione. Adesso, vedendo tutta quella gente in viaggio, era in viaggio anche il sabato e anche la domenica, mi sono detto: beh, insomma, ci sono tanti italiani che forse non stanno male, insomma, se. Però, come hai detto tu, magari, anzi, giustamente è per prendersi un giorno di pausa. Poi sappiamo che le persone a Milano, appena hanno un minimo ponte, Eh cercano sì, subito di no, poi sai approfittarlo. che sono altri dati comunque che avrei messo sul tavolo per considerarli con te. Questi sono dati Coldiretti. È vero che magari c'è chi ancora riesce a sostenere le spese e quindi riesce anche a farsi weekend via, anche chi non ha problemi, insomma. Questo però ci porta alla valutazione ancora sociale del nostro paese, perché secondo Coldiretti. Ci sono tanti italiani che hanno ridotto la qualità degli acquisti, non solo la quantità degli acquisti, ovviamente parlo di beni di prima necessità, il supermercato, quindi il cibo. Quantità l'abbiamo già detto, la qualità, cioè si sceglie il cibo low cost, che non necessariamente non è cibo buono, però insomma sicuramente magari penalizza un po' insomma, la qualità di quello che mangiamo. In più ci sono anche persone, sempre Coldiretti, sempre più persone che rinuncia al cibo, questo cosa vuol dire? Ovviamente non che non mangia, ma che si deve rivolgere a associazioni, alla Caritas e non solo, che forniscono cibi gratis a chi non se li può permettere. E probabilmente lo avete visto anche voi nel telegiornale, al telegiornale delle ultime ore, anche molte famiglie con bambini che al gran completo vanno a mangiare in questi posti. Quindi, insomma, è vero che magari c'è chi prende parte, va, e c'è chi però sempre più deve anche purtroppo ricorrere a questi, che meno male che ci sono, insomma, questi aiuti, però insomma è una situazione che forse sbilancia ancora di più le classi sociali in Italia. Riflessione ad alta voce, ovviamente, bisognerebbe avere più dati a disposizione. No, no, correttissima. Adesso, infatti, io volevo anche, avevo cercato così un po' di sdrammatizzare, dicendo se Ma è vedo. vero, è vero, è vero, ma è bene vedere anch'io sono contenta di vedere le persone che partono, perché insomma serve. Però obiettivamente, ripeto, quando poi troveremo le bollette di gennaio a febbraio, che si riferiscono ovviamente ai mesi di dicembre e gennaio, i mesi più freddi e quindi quelli in cui il riscaldamento andrà di più, insomma, molti italiani prenderanno paura, insomma, nel vedere quelle bollette lì. Quindi, obiettivamente ha ragione la Meloni a dire che, la situazione non è per nulla sotto controllo, cioè ha ereditato una situazione difficile, e adesso vediamo. Dico solo una cosa, ecco, attenzione, non è il malcomune mezzogaudio, attenzione che la situazione è difficile anche per tanti altri paesi europei che normalmente non erano abituati, diciamo, a fare così delle rinunce. Sto parlando in particolare della Germania e dell'Olanda, insomma. Ah sì, certo, assolutamente. Allora, altro titolo che però insomma ci fa restare sull'argomento ovviamente con temi che riguardano tutti noi, pensioni, bonus, incentivi, reddito di cittadinanza, facciamo il punto. Allora, la novità è che si sta pensando a bonus per quanto riguarda le pensioni per chi lavora oltre i 63 anni. Poi si pensa a allargare la platea delle persone a cui dare bonus sociali, quindi comunque con ulteriori incentivi, anzi incentivi per le pensioni, bonus appunto, visto che abbiamo parlato proprio dell'estensione purtroppo della platea di persone che fanno sempre più fatica, reddito di cittadinanza da rivedere totalmente, insomma, per darlo veramente solo a chi lo merita. Allora, facciamo un po' il punto anche rispetto ai primi input che il governo ci sta dando sui provvedimenti da prendere. Allora, guarda, io sai, i bonus a me non piace proprio, anche la parola non mi stanno, perché sembra un regalo, una cosa, e questo non è, cioè o a uno gli spettano, per qualsiasi motivo,
dei soldi oppure non gli spettano. Cioè il bonus dire non ti spettano, però io ti do un aiuto oppure ti do un regalo, non mi Non ti piace. piace, sì. È una cosa che ha tirato fuori praticamente Renzi, che se vogliamo è proprio il politico dei bonus, ecco. Ma a parte quello, invece, a me interessa, non personalmente, ma insomma, il problema pensione, perché io non riesco a capire perché c'è tutto questo, queste problematiche. Ormai siamo andati sulla pensione contributiva e quindi ormai insomma per una persona, certo, se una persona ha lavorato 40 anni la parte contributiva è sensibile, però io direi sappiamo che il contributivo è penalizzante, ma se una persona vuole andare in pensione, fatela andare in pensione con sto contributivo indipendentemente dagli anni, dalle cose. Cioè, stare lì a vedere e quota 101, 102, 103 e uno fa i calcoli e tutte queste cose. Cioè, quanto ha versato quella persona? Ha versato tot. Se va con il contributivo, quanto prende di pensione? Prende 700, 800, 1000 euro? Decide lui. Voglio andare in pensione anche con 1000 euro, nonostante che non sia una pensione da favola, perché oramai i miei figli sono a posto, la casa ce l'ho, eccetera. Così lasciatelo andare in pensione. Cioè, secondo me, sulla pensione, anziché stare lì a fare tanti calcoli, dovrebbero appunto penalizzare chi vuole andare in pensione prima, ma dagli la possibilità di andare in pensione, secondo me. E in più questo riporterebbe senz'altro, perché poi c'è la questione demografica, no? Cioè adesso vanno in pensione tante persone perché sono nati negli anni del boom demografico in Italia. E quindi se non li mandiamo in pensione, come facciamo a far lavorare i nostri giovani? Cioè, E poi, vabbè, poi c'è il reddito di cittadinanza, peraltro su cui avviso, prima o poi faremo anche una bella puntata corale per cercare di capire un po', perché insomma ci sono diverse opinioni, cosa ne pensi un flash, ne abbiamo parlato già altre volte ovviamente, non è la prima volta che affrontiamo il tema. Però qua, Emanuele, il tema sarebbe veramente, richiederebbe tempo. No, infatti Perché lo so, mi rendo conto. noi oramai con la questione della comunicazione abbiamo pensato che tutto ciò che è welfare non esiste più, esiste il reddito di cittadinanza. Per cui se noi dovessimo togliere il reddito di cittadinanza o cosa, ritroveremmo, non so, milioni di italiani alla Caritas. Non è così, cioè, voglio dire, bisogna aiutare le persone che sono in difficoltà, ci mancherebbe, vanno aiutate e bisogna trovare il metodo per aiutare le persone in difficoltà. Contemporaneamente non bisogna sperperare i soldi come si fa con il reddito di cittadinanza, perché oramai le truffe che sono state fatte con il reddito di cittadinanza non si contano neanche più, sono una cosa insomma insopportabile. Cioè, e quindi io lo riformerei, ma in maniera proprio radicale, e poi toglierei questa dicitura reddito di cittadinanza e userei qualche altra dicitura. Perché, ripeto, Sì. a questo punto sembra quasi che il reddito di cittadinanza salvi l'Italia, gli italiani, eccetera, così. Prima, quando non avevamo il reddito di cittadinanza, non penso che ci fossero italiani che morissero di fame. Quindi, voglio dire, ecco, quello è. Però, naturalmente, adesso lo sto abbreviando il No, 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 discorso, certo, poi lo sarebbe. faremo. Guarda, siamo quasi in chiusura, però voglio anche chiederti cosa ne pensi, anche se so, immagino di saperlo. Prossimo titolo a proposito del gas, che poi ci porta un po' a parlare ancora dei costi delle bollette. Il prezzo è imprevedibile, su, giù, c'è stato questo calo, insomma, che ha addirittura del 70% rispetto a quando poi il prezzo del gas era salito con tutto il discorso di Putin, eccetera.
eccetera. Dove voglio arrivare? Prima abbiamo parlato del deficit, potrebbe essere fissato il 2023 al 4,5%. Ovviamente, perché adesso abbrevio anch'io, è arrivata una sorta di doccia fredda dall'Europa che ha detto no al debito comune per l'emergenza gas. Questo è quanto ha puntualizzato. Cosa ne pensi? E lì io ho fatto un dito ieri in cui ho detto Appunto. che quell'accordo lì sul gas nella realtà era a parole ma non su carta. La realtà è che ci sono divergenze all'interno dell'Europa e non si riesce a trovare una quadra. Oltretutto, poi ho anche aggiunto, ma perché è vero, perché quello l'ha dichiarato Orban, che loro non c'entrano niente con quello, cioè indipendentemente da quello che sceglierà l'Europa, loro hanno diciamo una loro idea su quello che poi è andare a farsi a comprare il gas in Russia come hanno sempre fatto. Quindi, insomma. E per l'Europa la questione gas è il momento in cui ho visto l'Europa più debole, l'Europa ovviamente intendendo l'Unione Europea. Qua veramente siamo arrivati, diciamo, alle bugie, cioè a dire abbiamo trovato un accordo quando l'accordo è rivediamoci a novembre. Quindi non è un accordo, insomma, se la conclusione è arrivediamoci a novembre, vuol dire che non si è raggiunto un accordo. E No, se a novembre, certo. anche fosse novembre, raggiungiamo un accordo, siamo già a novembre, parliamo di questo accordo qua, abbiamo cominciato a parlarne a maggio-giugno e non abbiamo ancora trovato una quadra. Quindi l'Europa in questo momento veramente sul gas è in estrema difficoltà. Assolutamente sì. E peraltro, per chiudere appunto, Giorgio Meloni ha parlato della necessità di fermare la corsa dell'energia e della speculazione, perché poi c'è anche tutto il tema della speculazione che ruota intorno a questo, al di là poi dell'incertezza che arriva dall'Europa su questo. Non c'è tempo da perdere, anche perché la vera domanda, magari ce la portiamo poi anche nelle prossime puntate, sicuramente sarà così, riguarda le imprese che in questo momento si stanno chiedendo licenzio, chiudo, cioè queste sono le domande insomma che al momento attuale preoccupano appunto non solo le imprese ma poi tutti noi, perché chiaramente una catena davvero. Insomma, non so neanche come definirla, però speriamo che si possa fermare appunto con i provvedimenti. Ma bisogna mettere insieme un po' di elementi in questo momento che sono ancora un po' incriccati. Allora, Giancarlo, grazie. Noi ti seguiamo su Finanza in Chiaro. Appunto, hai fatto un video proprio su questo. Immagino che proseguirai con questi temi. Ci sentiamo la settimana prossima. Ti ringrazio sempre molto per le tue riflessioni e per essere con noi. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.